Cos'è l'amore? Cambiare noi stessi. Oh mio Dio. Cosa? Ora ho capito perché non mi innamoro mai. E ti lascio a Doani e Zashi. Io non parlo ungherese, ma scommetto che ha appena detto che è vietato fumare. Chiedo scusa. Sono uno degli organizzatori di questo evento per il mio ospedale. Dottor Johan Seward. Lucy Westenra. Piacere. Mina Murray, molto piacere. Sarò ben lieta di fare a meno della mia sigaretta. A una condizione. Quale? Che venga subito a ballare con me. Non può rifiutare, dottore. Un'altra boccata potrebbe danneggiarmi i polmoni per sempre. A dire il vero, io mi occupo di mente, non di polmoni. Ballare fa miracoli alla mia mente. Tienila tu. Andiamo. Che ci devo fare con questa? Mi dispiace, ma qui dentro non è permesso fumare. Lucy è eccezionale. È bellissima. È carina. Tu sei bellissima. E tu sei cieco. Accecato dall'amore. Lucy è ancora giovane. Col tempo maturerà. Arthur, tu sei proprio fuori. Sei ancora innamorato di lei. Era una cosa piuttosto seria. Lucy è molto seria. A modo suo. Non è una donna da sposare, Arthur. Lo so. Ritieniti fortunato. Certo, Budapest non gioverà molto alla mia carriera, ma in questo ospedale mi sembra di essere tornato nel XIX secolo. Il vecchio regime lo usava come posto dove scaricare tutti quelli che riteneva indesiderabili, strani, diversi. Alcuni pazienti sono davvero malati, ma comunque tutti hanno bisogno di aiuto, di cure scientifiche decenti e di trattamenti moderni, signorina Westenra. Lucy. Lucy. Va tutto bene? Sì, tutto bene, dottor Seward. Adesso sapete tutti parlare l'ungherese. Sì. Ehi, ragazzi, venite. Voglio farvi vedere una cosa. Cosa? Venite con me. Dove? Venite. Oh, no. Andiamo. Vieni. Oh, santo cielo. Dai, andiamo a vedere questa sorpresa. Presto, venite. Ehi, ehi. Ta-da! No! Sì. È tua? Sì. E da quando? Da ieri. È splendido. Bella! Jonathan, devi sposarmi all'istante. Sei Lucy. Ma è magnifica. Sta indietro. Oh. Un bacio. Yuhu! Tre, due, uno! Scendi, bellezza. Fammela provare. Fammela provare. Che ci crediate o no, ho un appuntamento con un cliente tra 10 minuti. Ah! No, dai! Adesso, Jonathan? Sì, Mina. Un momento, però Quincy ci preparerà i suoi famosi graffen per colazione. Affare fatto? A quest'ora della notte è impossibile trovare la crema per i graffen. Ah, no. Mai sottovalutare Quincy, dottore. Già.
fatto così. Lo sapeva che questi uomini, quando conquistarono l'Ungheria, si fecero un taglio. Versarono il loro sangue in un calice e lo bevvero. È affascinante. Buonasera, signor Harker. Il mio nome è Vladislav Zepes. Grazie per essere venuto a quest'ora. Buonasera, signor Zepes. Sono interessato all'acquisto di un immobile notevole. Si chiama Carfax. Lo conosce? La vecchia tenuta accanto all'ospedale psichiatrico. Mio zio, il conte Vladislav Zepes, desidera abitarci. Ma io non sono un agente immobiliare. La nostra è una famiglia antica, non è di questo paese. E mio zio vuole rimanere invisibile in questa transazione. Signor Zepes, apprezzo molto la sua offerta. Non sto facendo un'offerta. Prendo informazioni. Alla mia società non interesserebbe. A me non interessa la sua società. È lei che mi interessa. Ci sarebbe, diciamo, un 10%. La proprietà vale circa 10 milioni di dollari. 10% esentasse. Che gliene pare, signor Harker? Questo suo zio come intende finanziare l'acquisto dell'immobile? Ah, è l'aspetto più interessante. Mio zio è un uomo di grande fascino. Ha molte cose da mostrarle. Mostrare? A me? Certo. Il suo futuro, un futuro assai prospero. L'acquisto della tenuta è solo l'inizio. Stai dormendo? No. Scusami. Certo, immagino che scappare via per concludere un affare abbia rovinato l'atmosfera romantica. Che adesso vorresti ravvivare? Beh, è un affare che potrebbe valere un mucchio di soldi. Jonathan, lo sai che io sono una delle donne che i soldi non possono comprare. Buonanotte. Andiamo, Mina. Dovevo andarci, lo sai. Quando tu te ne vai per una settimana in qualche orfanotrofio in Kosovo, io non dico mai niente. Una volta un saggio scrisse: le scelte che noi facciamo influenzano la nostra vita. Ora vai nella tua stanza e lasciami dormire. Ah, la lezioncina del giorno. Me la vado a scrivere. Buonanotte, amore. Lucy! Ehi, ehi, ehi! Lucy! Lucy! Oh mio Dio! Cos'è successo? Cammina nel sonno, l'ho dimenticato. Davvero? Dovevo chiudere la porta a chiave. Che è successo? Diccelo tu, visto che dormivi con lei. Arthur, non è il momento. Sta bene? Non c'è niente di rotto. Lucy, sei caduta per le scale mentre dormivi. Ti fa male qualcosa? No. È come con gli ubriachi negli incidenti d'auto. Sono così sciolti che non si fanno male. Allora perché non continui a palparla, tanto per esserne sicuro? Guarda che mi ha invitato lei, ma se sono di troppo, domando scusa. No, nessun problema. Più si è, più ci si diverte. Aiutami ad alzarla, sì. Mina. Coraggio. Ecco, così. Brava. Piano.
Con lei non ci si annoia mai, eh? Quincy, devo parlarti. Ad Arthur gli passerà. No, non è questo. Vieni. Dai. Ok.